Professore, buongiorno. Buongiorno. Vi ringrazio di rispondere alle nostre domande. Cosa l'ha spinto a scrivere questo libro? In realtà era prima una conferenza che ho tenuto al Museo Ritter di Zurigo nel 96 per commemorare il 140° anniversario di un progetto di Wagner di opera buddista intitolato Die Sieger. I vincitori. Ho poi aggiunto alcune note, una tabella cronologica e una bibliografia, e il Museo Rydberg l'ha pubblicato nel 97. 13 anni dopo, nel 2011, University Media ha pubblicato una versione un po' con correzioni, con alcune correzioni, un po' più di materiali. E poi anche una traduzione in inglese. Perché ha deciso di pubblicare la traduzione italiana nel 2024? Verso la fine del 2023 sono stato informato che il mio nome compare in un libro italiano intitolato Wagner e il Nirvana di Giorgio Tagliabue, pubblicato in Roma da Albatros. Ho acquistato il libro e ho trovato la seguente osservazione a pagina 72. Scrive: mi ritengo in debito nei confronti del professor Happ per le numerose e interessantissime riflessioni che ho fatto mie in questo scritto e per una in particolare, contenuta nella sua acuta analisi dei versi del finale del Ring dell'anno 1856. Sembra essere un complimento. Il signore Tagliabue, presidente dell'Associazione Wagneriana di Milano, parla delle sue numerose, interessantissime riflessioni e aggiunge anche una nota a piè di pagina con informazione su di lei. Che è stata plagiata da Wikipedia senza citare la fonte. Quando ho iniziato a leggere la prima parte del libro di Tagliabue, mi è sembrato un po' troppo familiare. Ben presto mi sono accorto che il signor Tagliabue non si era appropriato solo di alcune delle mie idee, ma che aveva plagiato quasi tutto il mio libro. Infatti, in oltre 50 pagine plagiate. Non c'è un solo riferimento al titolo del mio libro. Si è mai imbattuto in un plagio così evidente? Durante i miei anni come professore di buddismo in università giapponese ho incontrato tutti i tipi di plagio minore da parte di studenti e colleghi. Passaggi leggermente riformulati, citazioni mancanti, riferimenti falsi o mancanti, eccetera. Breve, il tipo di plagio che è recentemente costato il posto alla presidente di Harvard, Claudine Gay. Ma non mi ero mai imbattuto in un plagio di questa portata, il plagio di quasi un intero libro. L'autore di Wagner e il Nirvana, Giorgio Tagliabue, o la sua casa editrice Albatros, le hanno mai chiesto il permesso? No, mai. In più, il paragrafo di Tagliabue in cui scrive che ha fatto sue le mie idee dimostra che il suo plagio è stato intenzionale. Non si tratta solo di un paragrafo o di una frase plagiata qua e là, ma di pagine e pagine con quasi la stessa formulazione, le stesse citazioni, nella stessa sequenza. Ed esattamente lo stesso argomento. È un caso di plagio globale e intenzionale. Qua e là Tagliabue ha cambiato qualche parola, ha dovuto, infatti. Per esempio, quando ho scritto La mia cittadina natale di Rorschach, dove Wagner era arrivato come rifugiato, La mia cittadina natale. E Tagliabue ha scritto La cittadina di Rorschach. Cosa ha deciso di fare per questo plagio?
Poiché si tratta di un caso di plagio da manuale, ho deciso di tradurre in italiano il mio libro e di accostarlo al testo plagiato. Questo accostamento dovrebbe facilitare la comprensione, l'analisi e la valutazione del plagio. Allo stesso tempo, le mie riflessioni su Wagner e il buddismo saranno ora disponibili al pubblico italiano, così come le ho scritte, comprese tutte le mie note, i riferimenti alle fonti e anche i paragrafi che Tagliabue aveva deciso di omettere. Quindi, questa edizione italiana del suo libro non è solo uno studio su Wagner e il buddismo, ma anche materiale per lo studio del plagio moderno? Esattamente. È un'edizione italiana speciale di un libro speciale, le cui versioni in tedesco e in inglese hanno trovato una moltitudine di lettori che hanno apprezzato le mie riflessioni, compreso un lettore in particolare, Giorgio Tagliabue, che ne è stato talmente ispirato da plagiarlo in toto e da usare le mie idee come prima parte e spina dorsale del suo libro Wagner e l'Nirvana. Grazie mille, professore. Sembra un libro davvero ispirante e affascinante. Grazie a lei.